Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buonasera, ci sono storie in Italia che durano 20, 30, 40, 50 anni e sembra che non se ne venga mai a capo. Una di queste è il mostro di Firenze, il giallo del mostro di Firenze, dove sembra che fino adesso abbiano pagato soltanto i manovali. Ma c'è un livello superiore e la commissione antimafia, che purtroppo ha dovuto sospendere i lavori a causa della fine anticipata della legislatura, forse è riuscita a toccare esattamente questo punto nevralgico, il punto nevralgico che conduce la storia del mostro da Firenze fino a Perugia, con molte implicazioni che vedremo tra poco. Ma prima la vignetta di Mauro Biani. Un uomo allo specchio, il livello superiore. Pochi minuti e cominciamo.